Ok, ciao, sono Francesca, ho 24 anni e sono affetta da ipoacusia bilaterale. Se 8 anni fa mi avessero detto che oggi sarei stata qui a registrare questo video per poi pubblicarlo, non ci avrei mai creduto. Chi mi conosce sa che questo è un argomento molto delicato per me, sono state poche le persone con cui ne ho parlato liberamente, senza filtri. Ma credo che oggi, il 3 marzo, la giornata mondiale dell'udito, sia l'occasione adatta per parlarne liberamente e per parlare un po' di questo argomento che secondo me non viene trattato ancora nel modo adatto o semplicemente non viene trattato. Ma partiamo dall'inizio. Una delle prime domande che mi vengono poste quando espongo il mio problema è come sono venuta a saperlo. Le situazioni in cui mi sono accorta o che mi potevano far intuire che il mio udito stava peggiorando sono molteplici. Innanzitutto, guardando la televisione, mi capitava molto spesso di non riuscire ad udire perfettamente le parole degli attori del film che stavo guardando, oppure quando mi trovavo all'interno di un'aula scolastica e qualche mio compagno in qualche posto dietro al mio mi chiamava e io non mi giravo mai. Un'altra situazione tipica è quando mi trovo all'interno di qualche ristorante o comunque in qualche luogo rumoroso e mi trovo con altre persone, in questi contesti non riuscivo mai a percepire perfettamente chi stesse parlando. In realtà il mio problema probabilmente ha delle origini più antiche, diciamo, perché già nel periodo delle elementari le mie insegnanti si erano rese conto che distorcevo le parole durante i dettati. Purtroppo, a causa dell'ignoranza che gira ancora attorno al mondo della sordità e delle malattie uditive in generale, non sono stata in grado di indirizzare mia madre verso magari delle indagini più profonde, e di conseguenza tutte queste mie mancanze sono sempre state ricollegate a una mia mancanza di attenzione. Venivo vista sempre come una ragazza brava, comunque diligente, ma poco attenta, diciamo che mi vedevano un po' svampita. Una delle prime associazioni che vengono fatte quando si parla di sordità è l'associazione tra sordità e mondo degli anziani. Anche io mi sono dovuta ben presto ricredere, come potete immaginare. Questo tipo di associazione ha reso molto difficile per me l'accettazione della malattia stessa, in quanto sono venuta a conoscenza di essere affetta da ipoacusia bilaterale all'età di 15-16 anni e non era assolutamente nei miei pensieri la possibilità di poter perdere l'udito a quell'età. Il problema è che ancora oggi, per esempio guardando la televisione, mi imbatto in pubblicità di aziende che forniscono a me e chi ha problemi simili ai miei dei servizi, che presentano i loro prodotti utilizzando comunque attori di un'età media tra i 75 e i 80 anni. Di conseguenza continua a rafforzarsi sempre più l'idea che la sordità o comunque le malattie uditive in generale possano e riguardino solamente il mondo degli anziani o comunque persone con una età elevata. Purtroppo non è così. Infatti, diversi studi hanno dimostrato che soprattutto negli ultimi anni vi è stato un aumento di casi nel mondo dei giovani di ipoacusia bilaterale o comunque di ipoacusie di vario genere. Mi è inconcepibile continuare a vedere queste pubblicità e continuare ad avere la conferma che anche chi dovrebbe rappresentarmi effettivamente non lo fa, in quanto viene continuamente presentato questo modello di sordo uguale ad anziano. Un'altra associazione veloce che viene fatta quando si parla di sordità è sordità e deficit cognitivi di varie entità. Questa associazione ha un'origine molto antica. Infatti, quando non esistevano ancora gli apparecchi acustici o non vi erano apparecchi acustici efficienti come quelli di oggi, le persone sorde oppure con ipoacusie bilaterali tendevano ad isolarsi in quanto non avevano degli apparecchi che potessero aiutarle a sentire meglio. Di conseguenza, come è capitato a me nel periodo delle elementari, delle medie, delle superiori, venivano visti magari come persone assenti, stupide, che non prestavano attenzione a quello che magari per gli altri era normalità. Semplicemente non ci sentivano. Molto spesso siamo noi stessi a isolarci in quanto non ci sentiamo capiti o comunque per la paura della vergogna tendiamo sempre a stare sempre di più per i fatti nostri. L'ipoacusia bilaterale mi ha causato non pochi problemi in questi ultimi 8 anni. Tutto ciò che facevo prima è stato ridimensionato e adattato all'utilizzo degli apparecchi acustici e del mio non sentir bene come prima. Una semplice conversazione con i miei amici è diventata una sfida da dover superare.
Molto spesso mi sono ritrovata a dover richiedere per la quinta volta di ripetere una domanda che mi era stata posta. Spesso ho risposto in maniera errata ad una domanda in quanto non ero stata in grado di capirla in modo corretto. Tantissime volte, per evitare di passare per stupida, mi è capitato di sorridere e annuire ad una domanda che non avevo capito, pur di non chiedere appunto per la quinta volta di ripetermela. Mi scuso magari se c'è tra di voi qualcuno che si è reso conto di questa mia mancanza e magari mi ha giudicato in maniera errata, ma purtroppo fa parte della mia quotidianità anche oggi che indosso gli apparecchi acustici. Nel periodo estivo tutti i miei problemi si vanno un po' ad amplificare, in quanto l'umidità, il mare rendono l'utilizzo degli apparecchi acustici un vero e proprio problema. Gli apparecchi acustici non possono essere utilizzati in acqua. Quindi di conseguenza il mio andare a fare il bagno mi renderebbe, dal mio punto di vista, vulnerabile. Situazioni in cui io mi rendo vulnerabile, diciamo, al mondo, togliendomi gli apparecchi acustici, la mia paura è quella di trovare un qualcuno che non conosce il mio problema, non ne ha mai sentito parlare, e di conseguenza la mia paura è quella di passare per stupida, passare per una persona magari anche strafottente che se ne frega degli altri, quando in realtà non è così. Tutti i miei disagi causati dall'ipoacusia bilaterale sono stati amplificati nel periodo del Covid, quindi in quest'ultimo anno per me è stato veramente difficile uscire di casa e intrattenere conversazioni o semplicemente andare a fare una spesa tranquillamente. Chi ha un problema simile al mio capirà perfettamente quello che sto per dire. Nel periodo in cui non ero a conoscenza di essere affetta da ipoacusia bilaterale, ho ottimizzato la mia capacità di lettura del labiale. Di conseguenza, verrò sempre aiutata dalla lettura del labiale della persona che mi sta parlando. Potete immaginare quest'ultimo anno come sia stato per me parlare con qualcuno o semplicemente l'idea di recarmi in un supermercato e avere l'ansia che qualcuno mi dica qualcosa con la mascherina e io non sia in grado di sentirlo. Infatti, ancora oggi io preferisco sempre farmi accompagnare da qualcuno, proprio per la paura di risultare comunque assente o per semplicemente per la vergogna di non riuscire a sentire quello che le persone vogliono dirmi. Uno dei più grandi disagi di questi 8 anni, al di là di quest'ultimo periodo di pandemia, è sicuramente stata l'idea di non potermi più raccogliere i capelli. Ho sempre preferito nascondere i miei apparecchi acustici. Infatti, il mio rapporto con gli apparecchi è sempre stato un rapporto di amore e odio. Di amore, in quanto comunque mi hanno permesso di risentire dei suoni che ormai avevo dimenticato da anni, e di odio perché comunque ancora oggi non vengono paragonati ad un paio di occhiali. Le rare volte in cui ho raccolto i capelli in questi anni, ho sempre avuto la sensazione che ci fosse qualcuno che mi osservasse più del solito e che magari inconsapevolmente volesse far prevalere le mie insicurezze. Di conseguenza, in questi ultimi anni ho preferito fare dei tagli molto corti per riuscire a sopportare l'idea di non poterli più raccogliere. Ancora oggi per me farmi una coda è una sfida. Non sono ancora riuscita a fare una coda, ad uscire liberamente senza avere la paura che qualcuno mi guardi un po' di più o avere la paura che qualcuno mi guardi per cercare delle conferme. Oggi sono qui a registrare questo video anche per questo, perché credo sia giunto il momento di smetterla di limitarmi per la paura del giudizio altrui. E credo che un video fatto da me sia diverso di un passaggio di parole fatto da altri. Sono io che ci metto la faccia e parlo apertamente di questo problema. Spero possa aiutare veramente chi si trova ad oggi ad affrontare una situazione simile alla mia. Chi magari convive da anni come me con questa malattia, spero possa ritrovare un po' di motivazione, un po' di coraggio per parlarne apertamente. Se tra di voi che mi state guardando c'è qualcuno che si ritrova oggi ad affrontare una sfida simile alla mia, vorrei dirti che andrà tutto bene, che vivrai la tua vita come prima. Se ne senti la necessità, parlane. Parlane a cuore aperto come ho fatto io oggi. A me ci sono voluti 8 anni, magari a te ce ne vorranno un po' di meno, me lo auguro. Alla me di 8 anni fa sarebbero servite queste parole, per questo motivo sono qui a registrare questo video. Se tra di voi c'è chi ha un problema simile al mio e se la sente di confrontarsi con me, è libero di farlo. Per me non è più un problema, io ormai ho terminato con questo video l'accettazione della malattia, questa fase è comunque molto difficile. Vi saluto e credo che il modo migliore per terminare questo video sia proprio questo. Ciao, sono Francesca Campici e sono affetta da ipoacusia bilaterale.